Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlo di Juventus, Udinese vinta 2-0 con doppietta di Dybala. Prima cosa, Dybala che ha ritrovato, anche dal punto di vista fisico, secondo me non totalmente, perché comunque ci vogliono un po' di partite, ma dal punto di vista mentale sicuramente sì. 4 gol in 3 partite, tutti gol decisivi tra l'altro. Credo che per un giocatore tacco come lui sia veramente una bella dose di morale. Sicuramente questo gli farà bene e farà bene a Juventus che da ora in poi avrà quello che secondo me è il periodo più difficile della stagione perché presto, i primi di aprile, cioè tra 20 giorni, arriveranno i quarti di finale, ma perché c'è la partita adesso contro l'Atalanta da recuperare, campionato, fino alla sfida, perlomeno fino alla sfida contro Napoli, saremo sempre lì, vediamo stasera cosa farà appunto Inter-Napoli per magari, non dico, insomma, sperare che, di avere una buona possibilità di vincere lo scudetto, anche se è molto presto, ripeto. Juventus-Udinese, che è una squadra che io non sottovaluterei mai, ok, 6-2 l'andata con Del Neri, questa squadra di Odo è sicuramente una squadra udinese diversa, che sta facendo una buona stagione dopo l'esonero di Del Neri tra l'altro, una squadra che ci ha sempre dato non pochi problemi, spesso partite vinte lì, anche perso, mi pare che fosse stata proprio l'Udinese. Scorso anno a vincere, una delle poche squadre che è riuscita a vincere lo Stadium, se non erro, non vorrei sbagliare, ma detto questo, quelle squadre ostiche che non sono di bassa classifica perché non sono mai in zona di retrocessione, ma che sono sempre tra il 12esimo e il 15esimo posto, quella zona lì. Squadra la Juventus che arriva anche un po' trasformata con un 4-3-3 con Szczęsny in porta, riposa Buffon, De Sciglio e Asamoah Terzini perché gli Steiner restando sono proprio squalificati, quindi ovviamente la scelta era ben poca. In mezzo Rugani che viene confermato per la terza partita di campionato consecutiva, cosa molto positiva. Finalmente io quest'anno sono stato molto critico con Rugani perché effettivamente ha giocato molto male quando gli è stata data la possibilità, evidentemente in queste partite no, infatti oggi ha confermato il valore che abbiamo visto diverse volte lo scorso anno. E ha giocato ovviamente Chiellini. Chiellini che poi il suo esordio della partita la fa con una scivolata al minuto e mezzo circa, che gli costa il giallo, poi è stato molto quieto appunto perché aveva fatto veramente una cavolata. Al di là di questo, andiamo avanti. Abbiamo Marchisio che ritorna titolare in cammino di energia, al posto di Pjanic che riposa, giustamente. Buona partita di Marchisio oggi, niente di eccellente, ma perché nessuno ha fatto una partita eccellente, erano un paio di nomi, però devo dire che forse Marchisio può essere ancora considerato, come ho detto in altri video, un'alternativa interessante in quella posizione, non da mezzala ma da regista, da mediano, insomma davanti alla difesa. Poi abbiamo avuto Khedira a destra e ovviamente Matuidi in panchina, quindi Storaro titolare. Douglas Costa e Dybala che supportano Higuaín. Una partita che secondo me è stata gestita veramente molto bene dalla Juventus tutti i 90 minuti, non ci sono stati mai cali, l'Udinese è stata pericolosa solo il primo minuto e mezzo appunto con quella punizione regalata da Chiellini. Dopodiché Szczęsny ne ha fatto ben poco, se non con i piedi o comunque uscite di routine, insomma, su calci d'angolo e quant'altro, quindi veramente ben poco. Ciò perché la difesa ha giocato molto bene, ma non è stata molto impegnata, ma il centrocampo secondo me ha detto molto bene, con il supporto grandioso di Douglas Costa. Vorrei fare un discorso su Douglas Costa, perché su Dybala abbiamo già detto che è stato recuperato, ma Dybala non lo conosciamo oggi, non che Douglas Costa lo si conosca oggi, però Douglas Costa è un giocatore che secondo me è cresciuto tantissimo ed è migliorato in quello che era già un giocatore perfetto, quasi perfetto. A livello offensivo, ok, lo sapevamo già, lo conoscevamo già, ma sta facendo un lavoraccio, secondo me, anche in fase difensiva, a supportare e fare all'esterno del centrocampo, alla fin fine, che da uno come lui non me lo sarei mai aspettato. Douglas Costa è arrivato come giocatore classico brasiliano che sa solo offendere, tra l'altro è anche un giocatore offensivo, quindi la difesa proprio non è il suo forte, ma fa un gioco di sacrificio che l'ho visto veramente far fare pochi, soprattutto in quella posizione là, quel tipo di giocatore là. Quindi la cosa mi rende felicissimo e secondo me oggi è il migliore in campo, dopo Dybala che chiaramente ha fatto i gol, perché Douglas Costa nelle ultime 2-3 partite sta facendo qualcosa di meraviglioso ed è un giocatore importante in tutte le competizioni, non solo in Europa, dove si dice sempre che ci sono grandi spazi. Anche in campionato, dove gli spazi sono minori, è un giocatore importante anche titolare, visto che spesso abbiamo detto, anche giustamente, che è un giocatore molto più forte a partita in corso perché spacca le partite. È vero, perché è un giocatore brevilineo, quando gli avversari sono stanchi, uno come lui fa veramente sfacelli, però chiaramente adesso ha trovato anche questa sua forma molto italiana che lo sta facendo rendere al massimo. E Dybala ho detto già, e Higuaín che secondo me ha giocato molto bene se non fosse per quel rigore. Quello rigore è un discorso che voglio fare ed è l'ultimo discorso perché veramente c'è poco da dire, una partita giocata bene, giustamente. E sul discorso rigore, non è tanto perché l'ha sbagliato, che Higuaín sbaglia i rigori non è novità e non mi è stupito, anzi, sapevo già in qualche modo che avrebbe sbagliato. Però c'è una cosa da dire, Dybala, ok l'amicizia con Higuaín, concedergli rigore per amicizia e così via. Però ci sono delle regole, se Allegri vuole che Dybala tiri i rigori ci sarà un motivo ed è giusto che lo faccia lui nonostante il piacere all'amico.
Allegri si è arrabbiato giustamente perché evidentemente prima della partita gli è stato detto a Dybala, Dybala, li batti tu, non l'ha ascoltato, ha fatto tirare a Higuaín e ovviamente ha messo in difficoltà la squadra, non che fosse in difficoltà la squadra chiaramente, però sull'1-0, un 2-0 subito sarebbe stata una cosa interessante e carina, perché poi non si sa mai con queste squadre qua cosa, come possono reagire. Detto questo, una piccola parentesi, nulla di che, però meglio giusto dirlo. Poi abbiamo ovviamente i cambi che arrivano, arrivano con Khedira che riposa giustamente un po', ha fatto veramente tante partite. Con Dulles Costa che riposa, entrano Mandzukic, entra Matuidi che ha un po' riposato, anche lui è tornato da un infortunio e così via, e entra Bentancur alla fine per far riposare appunto Douglas Costa prima, Mandzukic e Higuaín, Mandzukic prima Higuaín, quindi chiaramente i giocatori che ultimamente sono stati spremuti hanno avuto infortuni interessanti dal punto di vista medico. Detto questo, ora c'è una partita importantissima che è più difficile di quella di oggi, che è quella contro l'Atalanta, che è il recupero della partita rinviata per neve. Oggi speriamo che Napoli faccia un passo falso, l'Inter è una squadra comunque che non è l'ultima in classifica, quindi ci speri un pochino. Noi dobbiamo fare la nostra strada, la strada dice che ora c'è l'Atalanta e bisogna vincere anche contro l'Atalanta, poi c'è la Spal e così via. Quindi fino a quando la matematica non dirà Juventus o Napoli campione d'Italia, per me la cosa non è chiusa e sono solo speranze, niente più, niente calcoli per ora, visto che mancano 10 partite circa, quindi sono anche un numero, sono 30 punti in ballo, che non sono pochi. Detto questo, bene così ragazzi, oggi buona Juve dal punto di vista fisico, secondo me, dal punto di vista tecnico, tattico e della gestione della palla, del tanto ammirato gioco, costruzione di gioco e così via. Forza di come sempre e ci vediamo nei video la prossima settimana che ho già programmato, perché come sapete lavoro e ho poco tempo. Forza Juve, ah, dimenticavo, voglio ovviamente dire due parole su quello che è stato il minuto di silenzio iniziale, che è stato veramente bellissimo, in ricordo di Davide Astori. Farò un video non su Davide Astori, perché poi capirete perché non voglio fare certi video, ma ovviamente farò un video che è collegato a questo evento tragico per arrivare ad altri discorsi più generali. Detto questo, visitate quella che è il profilo Twitter di Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, che fa una figura di caca totale sulla canzone mandata durante il minuto di silenzio, che mi pare che fosse di Lucio Dalla, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, non dire una cagata. È un, vabbè, solo per divertirvi, perché c'è sempre qualcuno che ha da ridire, da polemizzare veramente su cosa. Vabbè, lasciamo perdere. Quel minuto di silenzio era una cosa da brividi, non al pari sicuramente di quello all'Artemio Franchi, dello Stadio Fiorentina, perché la Fiorentina era la casa di Astori, però un minuto di silenzio veramente di grande rispetto da parte di tutto lo stadio. Forza Juve, alla prossima. Ciao. Paura, paura, paura.